E oggi chiaramente non avevamo più l'ansia, il peso e la preoccupazione del risultato. E siamo stati molto liberi di mente, abbiamo giocato con molta leggerezza e abbiamo fatto vedere grandissime cose nel primo tempo. Nel secondo poi è venuta fuori la Roma. Chiudiamo con un risultato positivo che era quello che ci tenevamo a fare. Dispiace perché ci poteva stare anche una nostra vittoria, i 41 punti, il fatto di poter anche essere più in alto in classifica, però chiudiamo in bellezza, chiudiamo con un'ottima prestazione e di questo ne siamo felici. Concludiamo a 39 punti, concludiamo con una classifica che era quella che volevamo e con un obiettivo che per noi è come aver vinto il campionato, quello sicuramente. Oggi tra le note liete c'è il ritorno in campo di Elio Capradossi. Sì, ha fatto una grande gara, pensavo non riuscisse a tenere tutti i 90 minuti, invece siamo stati bravi, abbiamo difeso bene, per tenere tutti i 90 minuti vuol dire che ha corso anche bene e allora di questo ne siamo felici. Era giusto premiare anche lui perché è stato anche lui l'artefice della cavalcata dello scorso anno e sono contento del suo esordio. Ormai penso che non ci siano più parole per questo fantastico amore che hanno i tifosi dello Spezia per la loro squadra. Anche oggi sono stati grandiosi, sono stati eccezionali nell'accompagnarci ancora una volta allo stadio. Come ho detto in precedenza, questa salvezza è dedicata soprattutto a loro per il fatto che hanno sofferto per tutto l'anno. Quindi un grazie a tutti, tutto lo Spezia Calcio. Di un felice che nessuno se lo può immaginare per quello che ha fatto, per quello che ha cercato di dimostrare quest'anno, per aver dedicato questa salvezza a tutto il popolo spezzino.